Buongiorno! Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi per me è giovedì, sì, 6 giugno e abbiamo l'influenza, o meglio, stiamo guarendo dall'influenza, quindi vi chiedo scusa se non è uscito il video mercoledì, ma vi avevo lasciato anche un post sulla community dove vi dicevo che avevo Marek malato e ha avuto l'influenza, in più anche l'influenza intestinale che ha ancora in corso, poverino. Pensavo fosse passata, invece stamattina di nuovo. Io ho avuto un po' di febbre, decimi di febbre come Marek, sono stata un po' malaticcia e, però adesso sto meglio. Comunque ci stiamo riprendendo da questa influenza che ci è venuta all'improvviso. In realtà già domenica lui non stava tanto bene, però pensavo avesse giusto un po' di raffreddore, queste cose qua. Invece poi lunedì febbre. Vabbè, e niente, scusatemi perché sta uscendo fuori dal balcone, aspettate. Non hai fatto niente. L'ho appena sgridato perché sa che non deve uscire fuori dal balcone da solo. È vero? Vieni, dai, vieni in braccio. Sì, mamma sta facendo la pappa. Ti coi anche l'olio. L'olio? Oggi mangiamo il riso in bianco perché abbiamo male al pancino, è vero? E non buttare le caramelle. No, ma le caramelle tu non le mangi mai, amore. Le mangi pancia con le caramelle. Allora, Marek ci prova sempre, perché vede sempre tutti i bimbi al parchetto, una cosa o un'altra, a mangiarsi le caramelle. Io non gliel'ho mai date le caramelle di nessun tipo e non ho intenzione di cominciare a dargliele, neanche quelle lì gommose. Neanche quelle lì gommose, niente, nessuna delle caramelle di ogni tipo, perché preferisco non dargliele. Una, paura perché non so come le mastica e poi non lo so. Le caramelle non gliele voglio dare, non lo so perché non mi va. Comunque, a parte ciò, sicuramente prima o poi le assaggerà come tutti i bambini. Però per adesso, finché posso evitare di dargli le caramelle, evito, visto che già di zuccheri non è che non ne assume, anzi, tra succhi di frutta e tutte queste cose qua, di zuccheri già ne mangiamo abbastanza. Vero, puzzetta? Puzzettina? Sì. Comunque, ragazze, intanto mi state chiedendo come va lo spannolinamento. Spannolino! Quindi va male, nel senso che questa settimana dovevamo iniziare, ma non ho più iniziato, proprio perché è stato malato, poi con la dissenteria una cosa un'altra, ho preferito aspettare e non rompergli neanche le scatole, quindi devi fare la pipì, devi fare la cacca, quindi questa settimana è saltata, appena stiamo meglio ricominciamo con lo spannolinamento. Ciao! Comunque adesso vado a cucinare, noi facciamo la pappa e ci vediamo dopo. Ciao followings! Spegni, vai. Oh, chiaccia. Bravo. Ma che bravo, amore. Bravissimo. Ah, tutti riso per terra. Fai attenzione. E niente, ragazze. Noi, riso. Rieccomi ragazze, alla beata ora delle 5:30. Marek ha dormito tantissimo oggi pomeriggio, finalmente, poverino, era un po' che non riposava bene. Io avrei voluto tanto dormire, ma ho solamente dormicchiato, perché stamattina mi sono svegliata alle 5:30 con mio marito e ovviamente non sono più andata a dormire e quindi avevo un po' di sonno e più che altro ero stanca perché questa influenza mi ha un po' devastata. Volevo provare a dormire, ma non ho dormicchiato, ecco, non ho proprio dormito. Comunque, per fortuna oggi non fa caldissimo, perché io sono proprio anticaldo, cioè non lo sopporto. Mi piacciono tantissimo le belle giornate, ma odio il caldo, ragazzi, lo odio. E poi avevi venuta veramente tanto giù. Comunque, adesso io e Marek ci guardiamo un po' di TV. Marek è di là che sta facendo la merendina con i crackers, perché non voglio dargli niente di frutta, di cose che possano... A parte la banana, ma l'ha già mangiata dopo pranzo, di cose che possano più che altro fargli fare la cacchina, ecco. Quindi ho preferito dargli crackers oggi pomeriggio, tanto la banana l'ha già mangiata dopo pranzo. Adesso devo assolutamente
tirar fuori il pollo, perché stasera voglio fare il pollo. E poi ragazzi, volevo farvi vedere una cosa. Voi la utilizzate questa? L'isoform più candeggina, l'iso più form candeggina, vabbè quello che è. E io la sto utilizzando tantissimo per lavare i pavimenti del soggiorno, della cucina, della cameretta e del bagno. Ovviamente in camera da letto non posso perché c'è il parquet, e nell'ingresso c'è il pavimento in laminato e non posso usare la candeggina. E in cucina, finché non avrò il parquet in laminato, utilizzo la candeggina, perché ho notato, allora, non avendo io le zanzariere, ma mi sono arrangiata un pochino con queste, ho fatto una specie di zanzariera gigante, ce l'ho anche all'esterno, però non serve a niente perché il vento le porta via. Quindi fino a che, perché abbiamo intenzione di mettere le zanzariere sinceramente, perché così è veramente scomodo, anche se abbastanza efficace, non mi lamento, così va abbastanza bene. Comunque ho notato che allontana un po' gli insetti il fatto della candeggina, quindi siccome io vivo in campagna gli insetti entrano, ho notato che li allontana parecchio, e da quando lavo con la candeggina non entrano più. Quindi buono buono buono. E in più, vabbè ragazzi, igienizza un sacco. E poi quando fa tanto caldo a me la casa sembra sempre sporca, non lo so perché, o meglio mi sa di, mi viene quella cosa, dico devo sempre lavare a terra, ogni almeno due volte al giorno mi viene voglia di lavare a terra, non so perché, questa fissa che quando fa caldo devo lavare di più. Vabbè, comunque adesso mi guardo un po' pomeriggio 5 e ci vediamo più tardi. Ciao. Allora ragazzi, noi stiamo per fare un dolcino. Stiamo per fare un dolcino. Volevo fare il plum cake allo yogurt, tipo quello là della Mulino Bianco, e volevo farlo insieme a voi. Sto mettendo a sciogliere un po' di burro, e così magari domani mattina a colazione Marek mangia quello e non le schifezzine, vero amore? Cosa fai? Comunque lo faccio nella versione più light possibile, voi sapete che cerco sempre di fare le cose light. La faccio nella versione più light possibile, quindi utilizzerò lo yogurt magro. Volevo utilizzare lo zucchero integrale di canna, ma non mi basta, quindi userò lo zucchero normale, pazienza. E poi utilizzo un po' di olio e un po' di burro, così da utilizzare meno burro possibile. E poi utilizzerò anche il latte scremato e non il latte intero. Comunque vi lascio qui sotto in info box la ricetta scritta e adesso vi faccio vedere il procedimento. Dai, dobbiamo fare il dolce, amore. Ehi, vieni, vieni, dai, abbraccia mamma, abbracciati forte, eh. Abbraccia mamma, ecco. Allora, sì, allora, come prima cosa rompiamo le uova. Cosa fai, amore? Lo zucchero lo mettiamo dopo. Allora, rompiamo le uova. Non mettere più la manina qui dentro. Dai, fermo. Ci vogliono tre uova. Ma tanto vi ricordo che vi lascio la ricetta. Vi lascio la ricetta scritta qui sotto in info box. Aspetta. Aspetta. Adesso montiamo un po' le uova e lo zucchero. Tieni, butta lo zucchero qui dentro. Così, così. Bravissimo. Marek, che cosa non stai combinando? Allora, una volta che abbiamo unito le uova allo zucchero, aggiungiamo l'olio. Vai. Bravissimo, aggiungiamo anche il latte, vai, bravissimo, aggiungiamo anche i vasetti di yogurt, io utilizzo quello lì magro, ma voi potete utilizzare anche lo yogurt intero, lo yogurt alla frutta, alla vaniglia, quello che più vi piace, non mettere le dita dentro. E poi aggiungiamo il secondo vasetto di yogurt. Vieni Marek, aggiungilo tu. Sì. Vai,
Tieni. Bravo! ragazze, sarà un pasticcio oggi, aspetta, come sempre, ma pazienza, che schifo. Vabbè. Poi aspetta, non lo accendere, Marek. Ok. Ecco fatto. Ecco fatto, adesso dobbiamo mettere il burro, andiamolo a prendere, vieni. Aggiungiamo poi anche un po' di burro ammorbidito, un po' troppo ammorbidito, ma vabbè. E mescoliamo di nuovo per la gioia di Marek. Schiaccia sopra, quello sopra, amore. Vai, sopra. Il turbo. No, il turbo. Amore, no, il turbo. Quello sopra. Bravo. La vanillina metto come aroma, ma potete mettere anche, se ce l'avete, quella liquida, oppure se volete la scorza di limone, come preferite. Non toccare, non toccare, amore. Oh, mannaggia a me, che idea che mi è venuta. Ecco fatto. Ecco fatto, aspetta che dobbiamo prendere questo, guarda. E poi aggiungiamo la farina setacciata insieme al lievito. Adesso io il lievito lo metto già qua, io utilizzo questo qua del Lidl. Non toccare questo, mamma. Adesso lo faccio fare a te. Amore, non devi mescolare, devi mettere la farina qui dentro. Bravo! Così, guarda, ti aiuta mammina, ti fa vedere. Così. Vai, insieme. Bravissimo, Marek! Ma sei bravissimo, ma sei un pasticcere! Adesso aspetta che mamma schiaccia, guarda. Guarda che sembra neve. Anche a me. Dammi un bacino, tu a me, dammi un bacino. Per fare il plum cake ovviamente ci servirà una teglia da plum cake. Se volete potete farlo anche nella tortiera normale, se non avete questa non succede assolutamente nulla. Ah, fermo. Se volete potete farli a mo' di muffin, come preferite. Se avete gli stampini dei plum cake, ancora più carino, così verrà la monodose. Comunque adesso io qua gli metto la carta da forno e poi... fermo. E poi gli verso sopra l'impasto e lo inforno a 170 gradi per 55 minuti. Ok, adesso per mettere la carta da forno l'ho bagnata un pochino, così da riuscire a manovrarla meglio, e la faccio aderire alla padella, sì, alla padella, ciao, alla teglia, qua, così. E adesso Marek, aiutami, vieni, metti la manina lì, bravo, bravissimo, bravissimo. Aspetta che mamma prende un leccapentola, aspetta. Qua. Ecco qua, questa ce la mangiamo domani mattina a colazione, sì. Ecco qua ragazzi, adesso in forno, come vi dicevo prima, a 170 gradi per 55 minuti. Allora ragazze, mentre mamma cucina, perché devo preparare la cena, Marek cucinerà la sua pasta nella sua cucina, è vero? Amore, gli do questi dadini qua e lo faccio giocare, lui cucina nella sua cucina con la pentolina, è vero amore? Mentre mammina cucina, così ci teniamo impegnati. Tieni, mescola, vuoi ancora? Ecco qua, buttati tutti a terra, li raccogliamo quelli che abbiamo buttato a terra? Dalla mamma quello? Grazie, li raccogliamo quelli che abbiamo buttato a terra? E amore, dai, tiriamo su quelli che abbiamo buttato a terra.
qui bello sfornato. Adesso aspetto che si raffredda un pochino e poi ve lo faccio vedere tutto nella sua magnificenza. Non toccare il forno che brucia. Monello. Poi, come avete visto, per stasera ho preparato il pollo in brodo solamente con pomodorini e carote, perché sapete Marek ha un po' di dissenteria, quindi non ho messo zucchine e cose varie. Qui ci sono le patate che gli ho cucinato oggi, gliele darò vicino, non gli darò i pomodorini, penso solo il pollo con un po' di carote e un po' di patate. E stessa cosa mangeremo anch'io e mio marito, in più mio marito gli farò anche il primo perché sta morendo di fame. Eccolo qui, preparato, gli ho messo anche dei fruttini di bosco sopra e dello zucchero a velo. Manca un pezzettino perché l'abbiamo assaggiato io e Marek, piccolo piccolo, è buonissimo, molto semplice come gusto, leggero, mi piace un sacco e ve lo consiglio, se lo fate fatemi sapere, è anche un pochino più light rispetto alle altre torte e un dolcino ogni tanto non succede nulla, basta non esagerare. Ecco qui la cenetta, allora qui c'è il mio pollo con le carotine e due pomodorini, qui c'è la pappa di Marek, è vero? Fai tutta pappa, eh? E qui c'è papà! Ciao papi! Buonasera, follow, buon appetito! Guardate che piattone di maccheroni! A pesto! Al pesto e poi dopo per lui c'è anche il pollo. Buonissimo. Ah, volevo dirvi, questi piattini qua non sono di plastica, ma sono fatti con materiale ecologico. Li ho presi al Lidl, li hanno messi da pochissimo e sono, come si dice amore? Non mi ricordo, devo leggere, aspettate. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Biodegradabili si dice, vero amore? Sì. Eccoli qua. Sono questi qua. Allora, following. Allora ragazzi, sono le 10. Questo nano non vuole fare la nanna, è vero? È vero. Sei un monello. Comunque, Marek ha già lavato i dentini, poi le manine, poi il sederino, il piccellino, poi, cos'è lavato? Anche la faccia? La faccia! E adesso siamo pronti per la nanna? La nanna! Comunque, ragazze, adesso provo a farlo dormire, provo. Poi vado a lavarmi anch'io finalmente e a mettermi in pigiama. Domani, sperando che stiamo bene tutti e due, dobbiamo andare a fare la spesa. È vero amore? Dobbiamo andare a fare la spesa domani. E niente ragazzi, domani noi andiamo a fare la spesina. Ma no, non fammi parlare. È vero? Comunque domani abbiamo una bella giornata lunga, dobbiamo andare anche alla ricerca del regalo della cuginetta di Marek, è vero? Noemi, che sabato fa il compleanno, è vero? Comunque volevo approfittare per salutare una mamma che mi segue, che si chiama Consuelo, e il suo bimbo, Alessandro. Saluta Alessandro, ciao Alessandro, manda un bacino. Ciao Alessandro. Niente ragazze, io adesso chiudo qui il video. Ciao Sofia. Carmen, se stai guardando questo video, sto salutando Sofia. Comunque, vi stavo dicendo che voi mi chiedete sempre in tantissime di salutarvi, però io mi dimentico, ragazze, mi dimentico in continuazione, quindi scusatemi. E niente, quindi scusatemi. Proverò a scrivermelo le prossime volte così non mi dimentico. Adesso vi mando un bacione, ci vediamo lunedì con un altro video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete i prossimi video. Se vi fa piacere, seguitemi anche su Instagram. Su Instagram sono sempre Chiaretta Alfredo. Un bacione e al prossimo video. Ciao. Vuoi spegnere? Saluta prima. Di ciao, ciao. Vai, spegni.